Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi iniziamo un test di germinazione, era un po' di tempo che lo volevo fare, un paio d'anni, però adesso si è presentata l'occasione. Allora, cosa facciamo in questo video? Cominciamo, sarà un video un po' lungo, andremo avanti nel tempo, mano a mano lo aggiornerò, quindi magari lo vedrete in primavera, però vi potrà servire per il prossimo anno per la scelta del terriccio. Qui abbiamo quattro tipi di terricci diversi, qui abbiamo il compost, quello che ho comprato dalla fungaia e farò praticamente tutto l'orto con questo compost qui, sempre in versione no dig, quindi senza scavo, quest'anno va così. Questo è il terriccio, quello da semina, eccolo qui, è farinoso. Sembra polvere di caffè e di altissima qualità. L'ho preso in vivaio e marchiato Treff, è un'azienda che fa terricci professionali della Jiffy. Il nuovo marchio è Jiffy. Non lo trovate online difficilmente. Comunque online ho visto ci sono delle ottime proposte della Compo per fare terriccio da semina. Lo trovate anche su Amazon. Comunque in qualunque vivaio lo trovate. Questo invece è un terriccio medio, è della Vigor Plant. L'ho preso in vivaio, ma lo trovate anche online. È certificato biologico. Non è adatto per la semina. In realtà, a parte questo, nessuno di questi è indicato per la semina, ma io voglio provarci ugualmente. Questo costa 6,70 euro litri, quindi è un prezzo ancora decente e sono curioso anch'io di vedere come funziona. Non è setacciato come quello da semina, vedete ci sono ancora dei pezzettini dentro, però intanto è certificato bio e è di buona qualità. Questo è un universale, un terriccio universale. E questo invece è quello da supermercato, non so se l'avete visto già nell'altro video, ci sono dei pezzi dentro interi, guardate qua. Per quanto riguarda il pH invece, il compost non lo so, dovrei misurarlo, quindi ancora non ve lo so dire. Questo va da 5 a 6, questo della Vigor Plant a 7,5, esattamente come questo del supermercato. Gli diamo la bagnata. Questo è terriccio asciutto e lo sto bagnando adesso per la prima volta. Non ne metto tanto perché sennò mi passa dall'altra parte e faccio poi un macello. Allora, proviamo a seminare quattro tipi diversi di semi. In realtà due sono simili. Sono tutti semi del mondo del semi. Non è un video sponsorizzato, li ho acquistati. Mi sono trovato bene, quindi ve lo consiglio. Se vi fate un giro sul sito avrete un'ampia scelta. E se cliccate qua sotto nella descrizione trovate uno sconto che è solo per voi, non ci guadagno niente. Quindi potete risparmiare qualcosa. Allora, io direi, dividiamo in quattro... Ah, una parola. E che vuoi dividere qua? È talmente grossolano questo. Va bene, faremo una semina per parte. Lo dividiamo idealmente in quattro. Ecco, lo dividiamo in quattro. Questo devo bagnarlo un po' meglio. Oh, non scende neanche l'acqua in quel terriccio lì, eh. Ok, iniziamo. Anguria Sugar Baby. Metto due semi per ogni postazione. Ah, questo è nuovo, lo apro davanti a voi. Sono tutti semi di quest'anno. Questi li ho aperti la settimana scorsa per il mio semenzaio, quindi non abbiamo la scusa che i semi sono vecchi. Metterò l'Anguria Sugar Baby, due semi per ogni alveolo, in alto a destra. Anguria Crimson Sweet. In alto a sinistra. Melone retato degli ortolani, preso semi un po' grossi, così facciamo prima. In basso a destra, sempre due semi. E, giusto per cambiare un po', bieta verde a costa larga argentata. Questi hai semi abbastanza grossi, sono facili da utilizzare. Anche qua ne metto due. In basso a sinistra. Voilà. Ok, ricopriamo. Perfetto, diamo ancora una bagnatina.
Tutti e quattro i vasetti li terrò in questo appartamento che ha una temperatura che va dai 13,5 ai 16 gradi. Li terrò ovviamente dove ho il semenzaio, adesso andiamo a posizionarli. La luce qui adesso non serve, quando poi usciranno le piantine, se usciranno, avremo poi l'illuminazione. Eccoci, sono passate circa 6 settimane, 1 mese e mezzo circa, siamo ad aprile inoltrato, ho dovuto aspettare un po' perché i risultati all'inizio erano molto scarsi per tutti e quattro i tipi di terricci, perché li ho tenuti sì nel mio appartamento, ma era in quella stanza dove avevo 16 gradi e quindi non erano riscaldati sotto e hanno faticato un po' ad emergere. Quindi vi faccio vedere quello che è venuto fuori, senza trucco, senza inganno. Ho avuto alcune delusioni, come ad esempio il compost, non ha germinato praticamente nulla. Probabilmente questo è buono soltanto per il trapianto delle piantine, ma non per la semina. Anzi, vedete che proprio non abbiamo trovato nulla. Ma partiamo dall'inizio. Avevamo seminato sulla destra l'anguria Sugar Baby, a sinistra l'anguria Crimson Sweet, sulla destra in basso il melone retato e a sinistra la bieta verde. Bieta verde non è venuta fuori da nessuna parte, quindi non c'era verso. Questo che è il terriccio da semina, che è il migliore del lotto dei quattro, ho 3 piantine su 4 semine. Abbiamo poi il terriccio medio, dove ho avuto soltanto l'anguria Crimson Sweet. Le vedete tutte leggermente filate perché le tenevo sul davanzale, come vi dicevo, non hanno beneficiato della luce artificiale, quindi a me interessava solo vedere cosa germinava. Adesso la qualità della piantina mi interessa poco. Quindi dicevo qui soltanto l'anguria Crimson Sweet. Nel compost fallimento totale, perché questo dovrebbe essere, potrebbe essere un seme che si è spostato, potrebbe benissimo essere un'anguria, quindi però comunque non ha foglie, non c'è niente, quindi questo è niente. Il terriccio scarso invece, mi sposto, io lo chiamo scarso quello al supermercato, ha fatto germinare la Sugar Baby, tutte e due i semi, e questa è stata una sorpresa per me, non pensavo. E poi guardate un filo d'erba che non so da dove abbia preso i semi, probabilmente erano già dentro il terriccio stesso, io l'ho tenuto sempre in casa e poi l'ho messo qui in serra, quindi erbe infestanti non ne ho da nessuna parte, ne ho fatte di piantine quest'anno, questa è l'unica che ha questo filo d'erba qui. Quindi tiriamo le somme, secondo me vale la pena spendere 2 soldi in più, ovvero 9 euro per un sacco di terriccio da semina una volta all'anno e basta e avanza. Io con un sacco intero, ma ne ho ancora più di metà, ho fatto 700-800 piantine, ce n'è d'avanzo insomma. Poi una volta che le trapianto in questo terriccio medio o direttamente nel compost. Questo lo utilizzo soltanto per i fiori, così in qualche aiuola, ma cerco di non acquistarlo, come vedete non va bene insomma. Bene, dai, ci tenevo a chiudere questo video, siamo un po' in là con periodo di semina, però questo magari può venirvi comodo per il prossimo anno, per vedere un attimino la differenza tra i vari terricci acquistati e non. Vi ringrazio per essere stati con me, mettete un like se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto mettetelo in giù, va bene lo stesso. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere, cliccate sulla campanella, condividete il video, grazie per essere stati con me anche oggi, ci vediamo giovedì prossimo.